C'è a un certo punto un'affermazione netta di Illich che dice: una società industriale non potrà mai essere una società socialista, perché una società industriale necessita per forzatamente gerarchie verticali e quindi non potrà mai essere una società socialista, che per essere socialista è stato tranchant questo giudizio. La società conviviale, lui dice, è quella in cui tutti possono usare gli strumenti, sanno usare gli strumenti, mentre la società industriale è fatta di strumenti di cui ognuno sa usare il suo, ma lo strumento, che era un mezzo, diventa il fine. E l'uomo non è più quello che decide cosa fare dello strumento, ma è quello che deve assecondare lo strumento. Pensate al lavoro a catena. L'uomo lì non ha più nessun potere. Ecco, questa era la sua definizione di società industriale e società conviviale. La convivialità, lui lo dice più volte, io intendo per convivialità la convivialità dello strumento, cioè lo strumento che è nelle mani dell'uomo e di cui l'uomo tiene il possesso, la decisione sul suo uso. Lui su questo ci insiste, quindi dice: la società conviviale è la società in cui lo strumento non ha ecceduto un certo limite e in cui l'uomo lo gestisce con austerità. Per lui l'austerità era una vita in cui uno si pone dei limiti, ma che può essere, anzi deve essere, gioiosa. Il famoso discorso della tavola conviviale, la tavola dove non deve mancare il piatto di spaghetti e il buon fiasco di vino, e deve essere una tavola aperta. Per me il primo interesse non era la produzione, l'aspetto finanziario, la redditività, eccetera, era il modo con cui lavoravamo in equipe. È stato anche il mio limite, che a un certo punto avrei dovuto fare un po' più soldi per mantenere la crescita dell'azienda e non li avevo fatti. Non credo che nel mondo industriale che io ho conosciuto, e tantomeno nel mondo politico di oggi, forse il mondo politico di qualche anno fa ancora questo lo capiva, sicuramente certi politici l'avevano capito, io non credo che nel mondo, ma non nel mondo industriale, nel mondo comune di oggi, il discorso del limite trovi accoglienza. Noi oggi abbiamo un tipo di cultura in cui il limite è visto come una menomazione, una incapacità, e io credo che sia uno dei grossi problemi, e credo che è una di quelle cose in cui il mondo indigeno, la cultura indigena ci potrebbe dare molto. La cultura indigena, io sono rimasto impressionato dal modo di ragionare di questi indigeni, che se fanno una cosa cercano di capirne le conseguenze per le generazioni future. Cose banali come il posto dove costruire la scuola. Stare a discutere per ore in vista delle discendenze, se quello è il posto giusto, eccetera. Non so se mi potete fare qualche esempio di politico in questo momento che accetti un discorso sul limite.
l'onnipotenza della tecnologia. Questa è una cosa su cui io rifletto molto e mi arrabbio spesso, perché in fondo è stato anche il mondo della mia cultura. Io fino a una certa età ho pensato che la scienza, la tecnica potessero risolvere tutto, no? E non è così, non è così. A parte che io credo che il discorso di Friedman non rifletta neanche esattamente questo mondo globale, forse quello del commercio, quello della finanza sì, il mondo dell'industria no, assolutamente. Io credo, ho lavorato, ho fatto impianti, ho fornito macchine singole in più di 50 paesi e mi incuriosiva sempre andare a vedere dove finivano, o meglio, ancora prima di dove finivano, discutere l'utilizzo. E il rapporto personale è sempre stato essenziale e ho conservato delle amicizie in quel mondo, e non si poteva arrivare alla conclusione di certi affari se non c'era una sintonia, un accordo sulle cose da fare. La frase di Friedman mi irrita e in certa misura dico che non è vera. Illich poi, lui, da quello che vi ho raccontato, il primato della relazione, qui avrebbe detto che Friedman vedeva il mondo come un deserto di relazioni. Perché esperti nel mondo della medicina, nel mondo dell'economia, eccetera, perché creano questa cultura. Il problema è troppo difficile per me, quindi per risolverlo io lo delego. I politici, anche loro, hanno fatto questo errore a un certo punto, ma non capisco nulla di questo problema, lo delego. E quindi si è verificato tutta una catena di, per cui il sapere comune è stato svalutato, cioè ci ha fatto perdere la fiducia in noi stessi, in questo meccanismo. Ora, secondo Illich, il fenomeno aveva toccato il suo punto massimo ed era in calo, ma io non sempre sono d'accordo con Illich, non mi pare proprio che questo sia successo. Ma basta una semplice osservazione. Enunciata una tesi, si troverà gli esperti disposti a convalidarla e gli esperti che invece sono disposti a demolirla. Quindi, ma che senso ha un discorso di esperti quando sono gli esperti stessi primi a non trovarsi d'accordo? A questo la gente non lo capisce. C'è questo mito dell'esperto, che lui sì che sa risolvere i problemi, e la maggioranza dei disastri che sono sotto i nostri occhi oggi è grazie agli esperti, e nell'economia ugualmente. E avere accettato l'idea che gli esperti sono quelli che conoscono la soluzione è deleterea per la vita sociale. Ora, ben inteso, il sapere è importante, ma pensare che una persona che, come dicevo prima, oltre al sapere c'ha l'ideologia che lo influenza, sia in grado di dare la scelta giusta, allora io credo che gli esperti servano, se non negherei me stesso. Quando mi chiamavano per risolvere un problema, avrei dovuto dire no, io sono un esperto, non lo so risolvere. Però vi sottolineavo, io credo di avere risolto i problemi in dialogo con l'utilizzatore,
di avere fatto la scelta insieme a lui. Questa è la funzione dell'esperto. La gente ha le capacità per fare le proprie scelte, in maniera molto più corretta che se la scelta è delegata agli esperti, i quali, così cerco di chiarire, devono essere consultati, ma poi le conclusioni non sono loro che le devono tirare. La rivoluzione può avvenire in un attimo, ma avviene perché si sono create le condizioni in periodi di tempo molto lunghi. E quindi dire come siamo arrivati alla crisi di oggi, beh, come minimo bisogna risalire agli anni 70, dopo i 30 anni ruggenti delle economie mondiali, occidentali in particolare. La stagnazione che a metà degli anni 70 colpì l'economia, è lì l'inizio della crisi di oggi, con lo spostamento dell'accento dall'economia concreta alla finanza, no? A un'economia finanziarizzata. Io credo che siamo non in una crisi di ciclo, ma siamo in una crisi di epoca. Sta finendo un'epoca in cui i parametri, i paradigmi che sono stati validi fino ad oggi non servono più. Dire quali sono le origini di questa crisi, ti dico, sul piano puramente economico, allora puoi risalire ai mutui subprime, però devi risalire ancora un pochino prima. Perché i mutui subprime? Perché l'economia aveva bisogno di affari, di business, allora bisognava concedere la casa anche a chi non aveva i soldi per pagarla. E allora perché questo? Risale indietro alla crisi degli anni del 75, Illich ti direbbe sì, ma questo è nato quando è nato l'idea di sviluppo. E quindi credo che un discorso sull'analisi della crisi non possa essere fatto in termini semplici. C'è un complesso di fattori, io lo riporto al discorso dei paradigmi. Evidentemente il complesso dei modi di pensare nell'economia, nella scienza, eccetera, non si adatta più alle nuove esigenze. E quindi il problema nostro oggi è di trovare nuovi paradigmi. Ecco, in questo senso io credo che il mondo indigeno ha molto da dirci, il mondo indigeno, e sta organizzando il suo pensiero, il mondo indigeno. Però una cosa che mi piace sottolineare è quello che dice Illich. La crisi, la etimologia della parola crisi vuol dire cambiamento. Allora, se questa crisi ha un significato profondo, è quello che ci apre le possibilità di un cambiamento. Le sappiamo cogliere o non le sappiamo cogliere? Perché qui il problema è, si tratta di gestire la crisi o di uscire dalla crisi, e quindi cogliere questa opportunità. Però realisticamente anche Illich, se avete presente la convivialità, ma anche disoccupazione creativa, eccetera, dice sì, è una possibilità, l'umanità la saprà cogliere, e l'alternativa qual è? Il tecnofascismo. E mi sa che siamo un po' su quella strada, cioè le risorse scarseggeranno, eccetera. Allora andranno gestite in maniera autoritaria per farne un uso razionale e permettere al sistema di andare avanti. Ora, se non cogliamo questa crisi come opportunità, secondo me perdiamo una grande occasione. E qui Illich è il maestro vero del discorso. Lui dice: non esiste il futuro, esiste un domani. Ma non il futuro nel senso che noi pensiamo, cioè di disegnarlo a tavolino.
il Lecce mai ha dato una formula di soluzione ai problemi, perché lui ritiene che nella situazione specifica le persone coinvolte sono le uniche autorizzate a dare una soluzione. Io credo che la cosa più bella che l'insurrezione zapatista, gli zapatisti, ci hanno dato è quella espressione costruire un mondo capace di contenere molti mondi diversi. Cioè, se io dovessi scegliere una linea guida per il futuro, prenderei questa frase. Qui il mondo dei movimenti è nel vecchio, è rimasto nel vecchio. Quando dicono un mondo diverso, un altro mondo è possibile, cioè l'errore è già nel singolare. E quando ne parlano mentalmente al singolare. C'è un giovane economista ecuadoriano, Pablo Dávalos, che secondo me è uno dei pensatori critici più brillanti che ci siano oggi in America Latina. Lui è uno di quelli che dice: attenzione, il pensiero indigeno che gli indigeni ci stanno offrendo è l'alternativa al vostro paradigma occidentale, però naturalmente non è un pensiero d'esportazione, eccetera, è un orientamento. Voi, dice quello che vi dicevo prima, dovete trovare nella vostra cultura i filoni che sono stati perdenti, ma che avevate anche voi per un mondo differente, e poi mettersi in dialogo su questa base. Io continuo a frequentare un po' il mondo dei movimenti. È che mentre a discorsi sembra che siamo andati molto avanti, nella pratica continua a esserci il patriarcalismo, continua a esserci l'avanguardismo, il potere, l'esercizio del potere in un certo modo, eccetera. Però ho notato negli ultimi 2 anni dei segni interessanti. Per esempio, il movimento della Val di Susa, dei Notav, è qualcosa di nuovo, assolutamente, non rivoluzionario, però capace di cambiare le cose. Io sono convinto che alla fine vinceranno.